What is up? Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Josh. Abbassiamo la voce, ragazzi, c'è poco da gridare. Siamo tornati nuovamente nel bosco. Siamo in un bosco assurdissimo, super super creepy. Ma ora vi spiegherò tutto, ragazzi. Mettetevi assolutamente comodi. Trovatevi subito qualcosa, tipo, che ne so, un bellissimo divano, una bella copertina, perché sta cominciando a fare frescolino. E bevetevi qualche bibita leggermente fresca, ma tantissimi marshmallow, ragazzi, perché sto per raccontarvi qualcosa di davvero raccapricciante. Ma prima di iniziare questo video, ragazzi, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivando la campanellina, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e soprattutto condividete dappertutto. Let's go! Ragazzi, con me c'è anche Sil. Sì, è colei che sta mantenendo la telecamera. Ciao Sil. Ciao. Raga, allora, vi spiego brevemente perché siamo in questo bosco come due pazzi criminali. Qualcuno di voi, ovviamente, anzi più di voi, me l'avete scritto via mail, me l'avete approvato nella community e mi avete chiesto di fare il rituale della strega. È un rituale molto 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 pericoloso. E vi ricordo sempre una cosa importante, ragazzi: non imitatemi mai, mai, mai. Fate fare queste cose soltanto a Joe, ok? Voi divertitevi. Divertitevi soltanto guardando lo spettacolo. Ciao ragazzi, io sono Sil, sono insieme a Joe stasera. Perché ho potuto fare questa cosa? Purtroppo. Cosa stai dicendo, Joe? Purtroppo perché? Perché io avrei voluto fare un'altra cosa, del tipo portarmi delle cose strane, provare degli incensi delle streghe. Vabbè, lasciamo stare. Ok, qua parliamo assolutamente di un rituale, di una strega. Dobbiamo stare molto attenti ai suoi movimenti, assolutamente. Che tipo di sguardo avrà secondo te? Raga, Sil come al solito spettacolarizza tutto con la sua simpatia, ma ragazzi, facciamo veramente attenzione, perché questa strega è una strega molto molto pericolosa, è un'evocazione molto strana. Quindi adesso andremo nel bosco, nella località ben precisa dove c'è questa zona in cui dicono che è stata avvistata un botto di volte di notte, con un rituale particolare che io adesso sinceramente ancora non ve l'ho raccontato. Ve lo racconterò strada facendo, perché raga, io adesso voglio cominciare a camminare lungo questo sentiero del bosco e cerchiamo, ragazzi, di capire che cosa sta per accadere in questo rituale. Oh raga, mi raccomando, coraggiosi, perché se lasciate il video adesso non siete coraggiosi, anzi mettete scritto qua sotto hashtag sono coraggioso. Siamo già entrati nel sentiero della strega, quindi siamo sul viale della strega. Non so se già ci sta notando. Comunque raga, tranquilli, la strega in teoria è una che conosce magie, fa cose strane, usava le erbe, fa queste cose qui. Quindi qua, essendo un bosco pieno di piante, lei potrebbe aver fatto già degli incantesimi. Non saprei, perché effettivamente, come ha detto Sil, è la prima volta che vengo qui, quindi voglio capire bene insieme a voi di che cosa si tratta. Stiamo per arrivare comunque nel punto dove si fa il rituale. Dista di qua ancora un 50 metri siamo arrivati, dove lì si potrà provare a farlo. E vedremo, ragazzi, vediamo se effettivamente esiste sta strega, se è soltanto una leggenda. Sì, lo so, Joe, potrebbe essere che la strega guarisca qualcosa, gli animali, le persone, non lo so, ma dobbiamo stare attenti perché questa strega potrebbe essere anche molto pericolosa. No, Joe. Che c'è? Guarda cosa c'è di fronte a noi. Cos'è? Cos'è? Non è una croce. Oh my goodness, una croce. Ma perché una croce? Che ci fa qua una croce, sì? Raga, qua c'è una croce. Oh my goodness. Per quale stracavolo di motivo secondo te c'è una croce qua, sì? Scusa, Potrebbe essere un suo simbolo che è passata di qua e ha fatto qualche, non lo so, qualche magia, qualche cosa per qualcun altro, non lo so. Boh, io non ho letto di questa cosa della croce, raga. È molto strana sta cosa. Joe, però siamo molto vicini adesso, quindi secondo me è meglio andare avanti e arrivare nel punto dove si dice che lei dovrebbe apparire oppure succedere qualcosa. Siamo arrivati nel punto dove si deve fare il rituale. Praticamente dicono tutti che arrivati a questo albero, che è l'entrata di questo bosco, quindi c'è un albero ad arcata, vedi, ce n'è anche un altro lì, bisogna fermarsi ed evocarla, semplicemente dicendo tre volte Sibilla, sollevati. A quel punto possiamo finalmente entrare nel bosco e, per quello che dice la leggenda, dovremmo cominciare a vederla. Oppure potrebbe apparire da un momento all'altro. Quindi tenete d'occhio, ragazzi, e cominciamo col rituale. Siete pronti? Sì, la evochi te? O c'hai paura? No, io non ho paura, dalla però... Faccia, dalla faccia non si direbbe. Secondo me hai paura. Secondo te hai paura? Sì. Non lo so, Joe, potrebbe accadere qualsiasi cosa. Quando evochi qualcosa, si... Specialmente qualcuno... E qualcuno potrebbe scombussolare tutta la realtà che stiamo vivendo. Addirittura io potrei anche pensare di sprofondare in un'altra parte. E però questo non voglio che succeda. Comunque, Joe, il rituale funziona che dobbiamo attivare l'albero. Ok.
Dobbiamo attivare l'albero, diciamo che se siamo sotto le sue foglie possiamo tranquillamente affidarci a questo albero, cioè rimanendo fermi proprio come un albero. Cioè, funziona così. Dovrebbe recepire la nostra energia e quindi contare almeno fino a 10. E mentre noi stiamo contando mentalmente, si sta per attivare l'albero. Teniamo le mani così perché sono come i rami e le foglie degli alberi. Ok, Gio, dovrebbe essere attivato. Mi stai facendo così ansia, dice questa cosa. In questo momento dobbiamo ricordarci le parole. Le parole sono per 3 volte la stessa persona. Ok, vai. Ok. Siamo pronti, facciamolo. Pronto? Ok, ci proviamo. Ok. Sibilla, sollevati. Sibilla, sollevati. Sibilla, sollevati. Cos'è stato? Sei stata tu? Ho sentito una specie di scricchiolio. Anch'io. Però qua non c'è nulla. Senti i cani abbaiare? Perché dovrebbero abbaiare sempre i cani? Forse loro sentono che nell'aria c'è già qualcuno che è stato evocato. Siamo dentro il bosco, abbiamo fatto il rituale, quindi abbiamo l'accesso. Ora camminiamo lungo questo sentiero del bosco che è buio, lungo, e si sentono ovviamente un sacco di animaletti, ma è normalissimo, raga. Quindi adesso cercheremo di capire se effettivamente appare qualcuno o insomma se succede qualcosa, ok raga? Già siamo nella strada giusta. Ma tu senti odore di incenso? Sì, e anche altri odori che non voglio dire. Però, Gio, secondo me qualcuno è già passato da questa parte. Non lo so. Forse qualcuno l'ha già evocata? Potrebbe essere. Che coincidenza. Non lo so. Io se so... Cos'è? Sì? Hai sentito? Sì. Oh, aspetta, dietro questo albero, Gio. Oh my goodness. Aspetta, nello zaino... Nello zaino abbiamo il K2, vogliamo prenderlo? Sì, dai, usiamolo, così vediamo se è vero che c'è qualcosa. Perché se si dovesse accendere almeno una luce, vuol dire che c'è qualche presenza. Che c'è qualcosa. Che almeno, che forse è qualche suo amico, non lo so, qualche guardiano della strega, non lo so. Raga, K2 in mano. Qua sentiamo un sacco di rumori strani, raga, perché è veramente un posto molto molto buio. È veramente rischioso sto posto, Sil. Non ti fermare perché non ti sentivo. Dove sei? Sono qua, sento dei rumori molto strani. Ok, camminiamo vicini, per favore, perché comunque è strana la situa. Ok, vieni qua davanti, sì, così ti vedo. Ok, c'è la luce che ti prende, sennò sei al buio non ti vedo. Sibilla, se è vero che sei qui, puoi far muovere questo K2, brillarlo, farlo accendere, farlo illuminare, insomma, fai quello che vuoi, interagisci. Hello? Ehi? Oh. Cioè, secondo me... Oddio. Oddio. Raga, sa che è stato un fulmine? Sì. Oh my goodness. Che tipo di segno è sto fulmine? Abbiamo sentito i cani, abbiamo sentito strani rumori, un fulmine. Ma è possibile che tutte le volte che andiamo nel bosco c'è stato un temporale? Mi sembra strano, no, Sil? Non lo so, Joe, forse si attivano delle situazioni, forse questa strega che non conosciamo potrebbe avere già attivato qualcosa per farci, per farsi notare e soprattutto, oddio. Cos'è stato? No, aspetta, Joe, ho sentito un passo, di qua. E là c'è qualcuno? È buio pesto. C'è qualcuno lì per caso? Magari anche di vivo? Sì, si era illuminato un attimo il K2. Davvero? Giuro, era arrivato a 3. Sai cosa potrebbe essere quel segno? Potrebbe essere un segno di attenti, cioè non dovete passare questa strada perché è pericolosa. Ci spostiamo ancora un po' avanti. Sì, voleva tornare indietro, ma secondo me era una cosa sbagliata da fare, perché una volta che si entra in un rituale è meglio non tornare mai. Che cosa... Gio, ma cos'è? Non lo so, sì. Ho sentito un rumore, qualcosa è caduto nel buio, non riesco a vedere. Cosa nera lì? Ma cos'è? Un animale? Scatola. Un animale? Aspetta. Senti, aspetta, la torcia. Aspetta che prendo la torcia. Oddio, non la trovo, cavoli. Forse è un guanto, non lo so. Cos'è? Ma è un guanto? No,
Ma cos'è sta roba? Lo scarafaggio? Che schifo, no? Ci sono anche gli scarafaggi. Ma cos'è? È un sacchetto, ma Joe. C'è un campanellino che suonava, l'ho sentito prima mentre cadeva. Guarda. Forse era appeso a quest'albero, sì. È vero, è caduto. Deve essere caduto. Oddio, te l'ho detto, Joe. Che c'era qualcosa lanciato in questa strada. Forse è pericoloso, però. Guardiamo dentro cosa c'è prima. È una... C'è una scatola. Un cubo, una scatola. Oddio, ma forse sarà... Fa parte del rituale, sì? Joe. È la strega che ci sta avvisando di qualcosa. No, dai, allora, Sibilla, sei qua? Ho sentito una voce strana. Oddio, ho sentito anche uno strillo. Mettilo a terra, sì, potrebbe essere pericoloso. Sì, è vero. Appoggiamolo a terra, che cos'è? No, raga, ma dovete assolutamente mettere nei commenti e dirci, oddio, che cos'è questo coso. Non c'è più niente qua dentro. Ma perché suona sto coso? Una campanellina. Forse è un richiamo, Joe. È un suono strano, Oddio, ragazzi, è inquietante sta cosa. Non vorrete... Oddio, che schifo! Oddio, stanno ma venendo fuori tutte le cratere. È uno Spider-Man! My goodness, è incredibile! Guardate quanto è grande! Oh. Oddio, dove ci sono le streghe? Ci sono i ragni, è incredibile! È vero, Joe, sono tutti i suoi alleati! Sono alleati! Oh, cavolo! Prova a vedere cosa c'è dentro sta scatola, sì! Apri! Oddio, mi ragazzi, fa un po' paura! Me è un segnale della mi strega. Fa un po' paura! Secondo me paura. È un segnale della strega! Cos'è? Cos'è sta roba, Sil? Oh! Che cosa ci sarà qua dentro? È una cosa strana. Oh, cavoli, sì. È una scatolina, giù! Questa fa parte di un rituale della strega, te lo dico io, è stregoneria vera e propria, sì. No, aspetta, che facciamo, Gio? Apriamo? Aprilo, E se dobbiamo dire qualcosa prima di aprire? Non dobbiamo dire niente perché siamo in un rituale, quindi non è compito nostro. Gio! Cos'è? Oddio, mi sembrava un serpente, che paura! Santa, ma cos'è sta roba? È roba di rituale, sì, guarda! Guarda! È il rituale di stregoneria, sì. Ha lo stesso colore della campanella. E poi ha tutte queste palline. Forse Joe, hai ragione. Ogni cosa ha un riferimento. E vuol dire che è... Cos'è stregata? Cos'è stato? Oddio. Un'ombra, Joe. E là? È un'ombra. Cos'è? Cos'è stato? Sì, io sento odore di zolfo, di incenso, non lo so. Cosa può essere? Lo so, ma da quando abbiamo toccato queste cose si stanno attivando un sacco di schifezze. Posalo, buttalo a terra, lascialo lì, abbandoniamo tutta questa roba che non è roba nostra, lasciamola lì. Continuiamo col nostro cammino, forse fa tutto parte del rituale, sì. Sì, Joe, siamo nel mezzo del rituale. Ok, aspetta, ho un'idea. Continuiamo ad andare avanti e non facciamoci prendere dal panico, ok? Ok. Raga, siamo nel bel mezzo del rituale. La situazione si sta facendo sempre più creepy, ma vi ricordo sempre quando si fanno i rituali, mai tornare indietro. Il trucco è non pensarci, raga. Quindi proseguiamo col nostro cammino e tutto quello che accade fa parte del rituale, raga. Sì, Joe, è vero, dobbiamo rimanere nel rituale, mai tornare indietro nei rituali, perché potrebbe capitare qualcosa di veramente esplosivo. Cioè, potrebbe esploderci anche la telecamera e non vorrei che succeda questo. Quindi dobbiamo proseguire la strada, Joe, e notare se vediamo qualcosa di strano. Magari ci potrebbe far trovare una sorpresa. Ma tu dici che quelle cose che abbiamo trovato fino adesso ce l'ha messa lei? Per me sì, Joe. Cioè, sei sicura? Sì, potrebbe essere stata. L'ho sentito proprio qui, sì. Qua in mezzo, ma cos'è? Aspetta che prendo la torcia, sì. Si sentono degli strani rumori, io sento anche respirare, tu? Anch'io, Joe, sento una roba strana. Strano qua, raga. Oddio. Io penso che è questa l'altra strada, però ricordati che prima era successo quel rumore strano e poi era apparso quell'oggetto. Cos'è stato? Cos'è? Joe, oddio! Che cosa? Che cosa? È quella! Mamma, è lei, Joe! Oddio, dito, è girata le spalle. Non farti notare. Raga, è lei. Oddio, aspetta che prendo la torcia. È lei, è incredibile, sì. Ragazzi, esiste davvero? Aspetta. Guarda, si sta girando. Non guardala negli occhi. Si sta girando, ma non li ha gli occhi, sì. Oddio. Non li ha gli occhi? Ma è inquietante. È sparita adesso. Come è sparita? Dov'è? Non c'è più. Ma come? Era qua un momento fa, sì. Deve essere sparita. Esiste davvero. Davvero esiste. Torniamo indietro, sì. Torniamo indietro. Tanto l'abbiamo vista. Ok, andiamo. Raga, noi stiamo tornando indietro, ritorniamo dove eravamo partiti e ce ne andiamo a casa. Lo scopo era di vedere se effettivamente questa strega
apparisse durante il rituale. E l'abbiamo vista, raga. Sì. Cioè, quindi si è girata di spalle, l'abbiamo vista, poi è scomparsa, ma lì nel momento in cui è scomparsa ci siamo veramente spaventati. Joe, è stata una cosa incredibile e indescrivibile. Cioè, questa strega è esistita veramente e appare ogni volta che voi fate il rituale, ma in posti diversi. Quindi noi ce la siamo trovata per coincidenza oppure ci ha seguito. Direi pure la seconda, ragazzi. Raga, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto il video, lasciate like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao da Joe!